Gabriella Zanocco, dirigente scolastico del Percotto di Udine, voi avete provato a portare avanti questo liceo economico-sociale, siamo al quinto anno, come sta andando? Quarto anno, diciamo che è partito quest'anno al quarto anno, direi che siamo molto molto soddisfatti perché siamo partiti un po' come una scommessa, perché ovviamente era un liceo assolutamente nuovo, dovevamo presentarlo agli studenti che uscivano dalla terza media e che non avevano assolutamente consapevolezza di dove potesse portare questo liceo. Devo dire che i ragazzi che sono entrati sono tutti estremamente vivacemente motivati, d'altronde lo si è visto e lo si vede in tutte le uscite che facciamo, per cui penso che abbiamo giocato la carta giusta e che quindi questo possa dare delle possibilità nel momento in cui usciranno dal liceo a 360 gradi nella scelta universitaria. Enrico Castrovilli, quali sono le potenzialità, le peculiarità ma anche le criticità di questo liceo economico-sociale? Ma dunque, è un liceo ancora giovane, i ragazzi sono adesso soltanto in quarta, non hanno ancora fatto gli esami di maturità, li faranno l'anno prossimo, quindi è un liceo che deve consolidarsi pensando al meglio alle proprie caratteristiche e fondandosi ovviamente sulle materie che un po' lo caratterizzano, che in questo caso sono l'economia, il diritto e le scienze umane, sociologia, antropologia. È un liceo con tante materie ma anche con tante possibilità di cercare delle risposte ai problemi dell'oggi, naturalmente innestandole fortemente sugli aspetti storici, sugli aspetti anche di carattere filosofico, sociale, matematico. Certo che non sarà questo liceo a dare tutte le risposte possibili, ma almeno porle e pensarci attorno bene, i ragazzi qua possono trovare il momento giusto e lo spazio giusto per farlo. A 4 anni di distanza da quando il Ministero ha istituito questo nuovo corso di studi, qual è il bilancio che potete ricavarne? Il bilancio è molto positivo, abbiamo avuto una risposta ricca di entusiasmo, di partecipazione da parte delle scuole. Volevamo dare visibilità e soprattutto precisare l'identità di questa scuola che ha un grande valore. Il progetto infatti si chiamava Investire nel valore e nell'identità del liceo economico-sociale. Le scuole ci hanno seguito, ci hanno spinto ad andare avanti in questa iniziativa e oggi direi che questo sia un liceo oltre che nuovo, un liceo originale, ma un liceo che ha tanto da dare al sistema scolastico italiano, ai giovani e anche alla società italiana, proprio perché è un liceo che punta a dare strumenti e competenze nell'ambito della comprensione, della capacità di agire nel mondo contemporaneo, nel mondo della sua complessità. E anche diciamo un buon punto di partenza per quanti vogliano poi proseguire gli studi universitari? Sicuramente sì, proprio per le caratteristiche che ha il liceo economico-sociale. In particolare sottolineo la centralità delle discipline economico-giuridiche che però si intrecciano con le altre discipline sociali, umanistiche, scientifiche in generale e quindi apre un ventaglio di possibilità. Faccio presente che è l'unico liceo, a parte il liceo linguistico, dove oltre ad avere dei contenuti molto forti in ambiti disciplinari diversi, umanistici e scientifici, è l'unico dove si studiano per esempio 2 lingue straniere ed è anche un liceo dove si possono apprendere le metodologie della ricerca sociale attraverso lo studio della statistica applicato alla matematica e quindi fornisce una base di partenza per affrontare studi universitari in ambiti anche molto diversi, ma in ogni caso comunque fornisce strumenti, diciamo noi, di cittadinanza agli studenti, proprio perché sono messi in grado di relazionarsi, di confrontarsi in maniera critica, quindi nella dimensione liceale, nella critica con la complessità dei problemi del mondo di oggi e di domani. Quanti ne sono stati istituiti al giorno d'oggi e ci sono ipotesi di allargare, diciamo, il bacino? Questo è un liceo che sta crescendo, attualmente conta all'incirca 360-370 istituzioni scolastiche in Italia. L'allargamento è previsto sulla base dell'offerta che ogni regione deciderà di istituire. Comunque quello che sta già crescendo è la partecipazione dei licei in sede regionale che si aggregano attorno a delle reti regionali e intorno ad una comunità nazionale che lavora e opera e si confronta all'interno di un sito www.liceoeconomicosociale.it che costituisce una piazza comune, un luogo di ritrovo ma soprattutto di condivisione di esperienze. Quindi diciamo che al di là del numero sta crescendo soprattutto poi un modello di realizzazione dal basso di una scuola nuova, una scuola basata sull'impegno professionale dei docenti a rinnovarla.